Il 12 febbraio 2019 i giornalisti del quotidiano La Città, che rientravano al lavoro dopo 5 giorni di sciopero, proclamati in seguito alla consegna delle lettere di licenziamento a 4 colleghi, hanno trovato la redazione chiusa. Nel pomeriggio la società editrice del quotidiano, la Edizioni Salernitana SRL, ha comunicato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione della società stessa, la cessazione delle pubblicazioni, iniziate nel lontano 1996, e l'avvio delle procedure per il licenziamento collettivo dei 20 dipendenti, risultati poi 19. Il 2 marzo, però, il giornale torna in edicola con lo stesso nome, la stessa grafica, ma una nuova redazione. Noi, in questa prima parte, abbiamo ascoltato l'amaro racconto di Vito Bentivenga, Clemi De Maio e Piero Delle Cave, tre professionisti licenziati e rappresentanti sindacali dei redattori di Edizioni Salernitane, per ricostruire una storia che non ha precedenti nel mondo dell'informazione. In realtà il nostro giornale, lo definisco ancora nostro perché lo è stato per tanti anni, ha vissuto varie tappe, ha vissuto la più lunga fase, quella con il gruppo L'Espresso, ma non è stata la prima. La primissima fase era con un gruppo di editori locali, una rete di editori locali capitanata dall'ex ministro Signorile, che aveva una rete di quotidiani non solo qui a Salerno ma anche a Napoli e in Puglia. Poi c'è stata quella successiva molto lunga con il gruppo L'Espresso, fino alla dismissione da parte del gruppo e la cessione ad un'altra cordata di imprenditori locali. Ciascuna di queste fasi è caratterizzata da una tipologia di giornale, perché è inutile negarlo che poi gli editori in qualche modo influenzano quella che è la condizione di lavoro innanzitutto della redazione e quindi anche il modo di operare. L'ultimissima fase è stata diciamo particolarmente impegnativa, non tanto sul piano lavorativo, lo è sempre stata, ma sul piano proprio della difficoltà di rapporti, perché vedevamo, ci accorgevamo che alle nostre spalle venivano effettuate una serie di operazioni che andavano comunicate agli organismi sindacali, agli rappresentanti dei giornalisti e dei poligrafici secondo le disposizioni normative e contrattuali, invece venivano fatte di nascosto. Tutto questo è culminato con un giorno in cui ci siamo ritrovati la redazione chiusa, senza alcuna spiegazione. Non avevamo difficoltà perfino a contattare i vertici aziendali, il direttore non ci ha dato spiegazioni né ce ne ha volute dare quando siamo andati a bussare. Abbiamo saputo poi che era in corso una riunione del consiglio di amministrazione e che è culminata con la messa in liquidazione della società e quindi poi tutto quello che ne è venuto. Che strada avete deciso di prendere? Come avete reagito, diciamo, di primo impatto a tutta questa situazione? Ma noi abbiamo reagito innanzitutto da un punto di vista legale, perché riteniamo, lo ritiene la Federazione Nazionale della Stampa, che sia stato commesso qualcosa che non ha fondamento nelle norme della tutela del diritto del lavoro, men che mai nel settore giornalistico. Come abbiamo reagito da un punto di vista personale emotivo, devo dire che purtroppo non è stata una sorpresa, nel senso che noi abbiamo detto, abbiamo purtroppo capito sin dall'inizio, da quando questi signori, che sappiamo erano la famiglia Di Canto, la famiglia Lombardi, hanno acquistato il giornale dal gruppo Espresso, è stato purtroppo chiaro dall'inizio che nemmeno per un minuto hanno pensato di mantenere quel giornale così com'era, cioè salvaguardando non solo il patrimonio di personale ma il patrimonio anche di credibilità, di autorevolezza che era stato conquistato in 20 anni. Ne riprova il fatto che dopo pochi mesi avevano già portato la testata fuori, cioè avevano separato la testata dai giornalisti utilizzando una società fiduciaria, che è stata proprio lo strumento con il quale poi hanno riaperto con un giornale che si chiama ancora La Città, che ha la stessa testata ma che è un'altra cosa, perché è fatto da altre persone, è fatto in un'altra maniera. Il fatto che loro abbiano subito portato fuori la testata ci ha fatto subito capire che purtroppo non c'era futuro, ed è stato difficile lavorare 2 anni e qualcosa continuando a fare il proprio lavoro come lo si è sempre fatto, sapendo che nel frattempo chi doveva tutelarti in realtà ti stava scavando la fossa a te. La cosa più importante, io ci tengo a sottolineare, che questa battaglia non è soltanto la battaglia della città, come lavoratori della città, è una battaglia che può essere estesa anche a altre attività. Trovare una redazione chiusa, quindi un luogo di lavoro chiuso, dall'oggi al domani, con 19 persone su 20 praticamente mandate a casa, è un precedente molto molto pericoloso.
il giornale, proprio perché rappresenta una comunità, ha una valenza ancora più importante, perché il giornale sotto la direzione dell'Espresso aveva anche una presenza che poteva significare, diciamo, una sorta di baluardo contro certe infiltrazioni, contro certe pressioni. E noi in tutto questo periodo siamo stati sempre liberi, fino a quando ci sono stati loro. Ci puoi raccontare un aneddoto che ancora non avete raccontato, su qualcosa che è successo, su qualcosa che vi ha lasciato veramente l'amaro in bocca? Ma guarda, il nostro interfaccia è sempre stato il direttore, e proprio dal direttore è venuto, c'è stato il comportamento forse più squallido di questa vicenda. Io ti posso raccontare due aneddoti. Il primo, quando si è presentato nel dicembre del 2018, se non vado errato, 17, quando disse che il signor Di Canto non aveva mai licenziato nessuno. Lascio a voi ogni commento. Il secondo, quando nel dicembre del 2018, durante una riunione nella quale stavamo discutendo con i consulenti dell'azienda, sindacati eccetera, sul futuro del giornale eccetera, il consulente del giornale annunciò che ci sarebbe stata la ristrutturazione del personale. Lui, presente a questa riunione, non disse nemmeno una parola a difesa della redazione, anzi qualche ora dopo e qualche giorno dopo rassicurò tutti quanti dicendo che non avrebbero mai licenziato nessuno. Questo è il ricordo, è uno dei ricordi più amari. Noi nella nostra carriera abbiamo conosciuto tanti direttori, ma di comportamenti così squallidi ne abbiamo visti molto pochi, anche nei momenti più difficili. Nella seconda parte andremo ad approfondire dal punto di vista legale come il nucleo storico del quotidiano La Città si sta muovendo per far valere i propri diritti e cosa ha fatto finora, perché una storia come questa non deve finire nel dimenticatoio, essendo una pagina nera del giornalismo italiano, e ogni giornalista o cittadino che quotidianamente legge il giornale dovrebbe provare un senso di sconforto per aver visto dei professionisti privati del loro lavoro solo perché hanno voluto mantenere alta la propria testa e la propria dignità.